Dopo aver letto l'ennesima fake news sul 5G, ho deciso di fare questo video. Proverò a fare un video breve, ma che contiene tutte le informazioni necessarie a capire questa nuova tecnologia. Ma prima, sigla. Benvenuti in questo nuovo video. Nel settore delle telecomunicazioni si usano onde elettromagnetiche per comunicare informazioni. Ogni settore ha una banda precisa, così da non avere interferenze. Radio, televisione, 4G, anche il 5G usano tutti onde elettromagnetiche che vanno dalla banda delle microonde alla banda delle onde radio. Il 5G utilizzerà tre bande: 700 MHz, 3,6 GHz e una banda nelle microonde. Per cercare di capire se fanno male, cerchiamo di capire prima questi tipi di bande che cosa sono e se possono far male all'essere umano. Poi vedremo nel 5G. Adesso, breve spiegone sulle onde elettromagnetiche e poi torniamo al 5G. Le onde elettromagnetiche si possono dividere in due grandi gruppi: onde non ionizzanti e onde ionizzanti. Le onde ionizzanti sono quelle che hanno maggiore energia grazie alla loro alta frequenza e riescono a ionizzare gli atomi, cioè strappano un elettrone. Queste onde sono in grado di entrare nelle cellule e rompere il DNA. Di questa categoria fanno parte i raggi gamma, che sono i più pericolosi, i raggi X e i raggi UV. L'esposizione eccessiva a raggi X e raggi UV sappiamo perfettamente che può comportare dei tumori. Ed è per questo che adottiamo delle contromisure. D'estate ci ripariamo con la crema solare e non facciamo troppe radiografie. Dell'altra categoria fanno parte la luce visibile, i raggi infrarossi, le microonde e le onde radio. Sono tutte non ionizzanti, cioè non sono in grado di ionizzare gli atomi. E per questo non fanno male? Ma soprattutto, per questo motivo non sono studiate e noi non conosciamo i loro effetti sugli esseri umani? Tutt'altro. Noi studiamo sia le radiazioni non ionizzanti che le radiazioni ionizzanti. Ad oggi sappiamo perfettamente quali sono gli effetti che hanno i campi elettromagnetici di radiazione non ionizzante sugli esseri umani. Due effetti sono quelli principali. Primo effetto: i tessuti umani sottoposti a radiazione elettromagnetica si surriscaldano. Se la variazione di temperatura rimane minore di un grado centigrado, non ci sono danni per l'essere umano. Secondo effetto: se noi applichiamo un campo elettromagnetico non ionizzante su un essere umano, possiamo generare delle correnti indotte elevate che potrebbero essere confuse dal sistema nervoso come un impulso nervoso. Quindi quello che dobbiamo evitare è che il riscaldamento sia maggiore di un grado centigrado e soprattutto dobbiamo evitare che i campi elettromagnetici siano intensi. È evidente quindi che dobbiamo limitare l'esposizione degli esseri umani a questi campi elettromagnetici. Per farlo abbiamo tradotto questi due effetti in due grandezze fisiche che possiamo misurare e controllare quotidianamente per salvaguardare la salute degli esseri umani. Il primo è il SAR. Il SAR, che è il tasso di assorbimento specifico, che misura la potenza assorbita dai tessuti. Seconda grandezza fisica che possiamo misurare è il campo elettrico, che è molto semplice da misurare. E questa è una grandezza che si misura in volt su metro ed è molto importante, come vedremo dopo, nella legislazione. Una domanda che ci poniamo spesso è: oltre questi due effetti, c'è altro che dobbiamo sapere? Le radiazioni non ionizzanti possono provocare tumore? Al momento non c'è nessuna evidenza scientifica che provi questa tesi. Se non ci sono prove, non è perché nessuno le ha mai fatte, è semplicemente che gli studi che ci sono stati, che si sono seguiti in questi anni, non hanno portato ad evidenze scientifiche importanti da poter stabilire un principio di causa ed effetto. In alcuni casi è stata solo osservata una certa correlazione, ma correlazione non è causa-effetto. Sono due cose distinte in statistica. Il principio di causa-effetto richiede qualcosa in più della correlazione. A causa di questi studi, l'IARC, l'Istituto Internazionale di Ricerca sul Cancro, ha inserito i campi elettromagnetici
all'interno della categoria 2B, insieme a caffè e aloe vera. Uno degli studi più famosi è quello che ha trovato la certa correlazione tra l'uso smodato del telefonino e l'insorgenza del tumore al nervo acustico, ma anche in quel caso lì si parlava solo di correlazione e non di principio di causa-effetto. In ogni caso, al momento tutti i telefonini hanno un valore di SAR al di sotto dei 2 watt a chilogrammo previsti dalla legge, e più o meno la media si attesta intorno ai 0,5, poi c'è chi emette di più, chi emette di meno. Le evidenze scientifiche ci dicono solo i danni che vi ho detto prima. È evidente quindi che va limitato l'uso dei campi elettromagnetici. C'è un altro ente internazionale, l'ICNIRP, che si occupa di radiazione non ionizzante e stabilisce quali sono i limiti per i campi elettromagnetici, e poi ogni stato legifera liberamente. Adesso vediamo, qui è comparsa una tabella. Come vedete, il limite europeo è di 60 volt a metro. Se guardate bene, noi in Italia abbiamo come limite 6 volt a metro. L'Italia ha assunto un atteggiamento precauzionale, che significa che, nonostante non ci siano evidenze sperimentali che mi dicono che ci sia un principio di causa-effetto tra campi elettromagnetici e tumori, io comunque sto attento e legifero in modo tale da garantire la salute alla popolazione. Ed è per questo che abbiamo 6 volt a metro. Quindi tutte le onde elettromagnetiche, siano onde radio, onde della televisione, onde del 4G, onde del 5G, devono rispettare questa legislazione. Adesso torniamo al 5G. Occuperà 3 bande, abbiamo detto. Una banda nei 3,6 GHz, una banda dei 700 MHz. Questa servirà ad entrare nelle case, perché è la frequenza che adesso viene utilizzata dal digitale terrestre e che nei prossimi anni verrà tolta al digitale terrestre e verrà data al 5G. Essendo una bassa frequenza, riesce a entrare nelle case perché riesce a superare gli ostacoli. E poi abbiamo una banda nelle microonde. Quindi ci friggerà tutti? No. In primis, nel microonde la potenza è molto maggiore, proprio perché deve riscaldare il cibo, non deve trasportare informazione. E poi questa frequenza non verrà utilizzato ovunque. Gli impianti saranno molto costosi, perché questi tipi di onde, essendo millimetriche, non riescono a superare gli ostacoli, quindi si fermano davanti a alberi, magliette, semafori, esseri umani, pali. Queste onde serviranno a potenziare il segnale dove ci sarà un grande afflusso di persone, per esempio centri commerciali, aeroporti e stazioni. Rispetterà i limiti di legge? Ovviamente deve rispettarli, altrimenti non si potrebbe fare. Come farà il 5G a rispettare le regole, ma potenziando il segnale? Sembra quasi paradossale. Adesso vediamo meglio l'impianto, come sarà strutturato. Ci saranno le antenne del 4G che verranno utilizzate per il 5G. Non verranno aggiunte frequenze, non verrà aggiunto il 5G, ma verranno depotenziati altri segnali che generano queste onde. Ed è questo quello che si sta facendo nelle città dove si sta sperimentando il 5G. Il 5G comporterà la costruzione di nuove antenne? Assolutamente sì, questo è vero, ma questo non porterà ad un innalzamento dell'inquinamento elettromagnetico, bensì ad una diminuzione dell'inquinamento. 2 antenne più vicine non vuol dire aumento dell'inquinamento, bensì diminuzione. Seguitemi un attimo in questo ragionamento. Io metto 2 antenne, una più vicina all'altra, vuol dire che lo spazio che copre ogni antenna è minore, perché se le 2 antenne coprono lo stesso spazio, interferiscono e il segnale muore. Devo fare 2 antenne in modo tale che coprano spazi diversi. Se lo spazio da coprire è minore, vuol dire che la potenza che deve irrorare ogni singola antenna è minore. Queste nuove antenne verranno costruite a strada. Riusciranno addirittura a diminuire i valori limite grazie a una nuova tecnologia che utilizzeranno. Riescono ad avere una potenza media minore rispetto alle altre antenne, nello spazio e nel tempo. Adesso cerchiamo di capire come faranno. Noi sappiamo che le antenne del 4G
diffondono il segnale in egual modo in tutte le direzioni. Quelle del 5G no. Le antenne del 5G che verranno costruite utilizzeranno la cosiddetta tecnologia beamforming, già utilizzata nel Wi-Fi, cioè quando l'utente si connette e ha bisogno di internet in quel momento, allora riceve il segnale, cioè l'antenna potenzia il segnale nella direzione dell'utente che ne fa richiesta. Quindi, grazie a questa tecnologia, mediamente, nello spazio e nel tempo, ci sarà minore inquinamento, diciamo, elettromagnetico. Quindi il 5G utilizzerà sì delle bande diverse, ma comunque di radiazioni che noi conosciamo molto bene, comunque radiazione non ionizzante, di cui conosciamo gli effetti, di cui esiste una legislazione forte. Quindi non dobbiamo avere paura di questa nuova tecnologia. Per oggi abbiamo concluso. Fatemi sapere se avete altre domande riguardanti il 5G. Io magari le raccolgo e le porto in un altro video. Noi ci vediamo ad un prossimo video.